Voto per il campus universitario. Questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Erice sarà chiamato ad esprimersi sul progetto che punta a realizzare una struttura per gli studenti alle spalle del polo didattico di Trapani. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Riparte quindi il progetto Campus Social Housing alle spalle del polo universitario di Trapani. Vediamo. Si torna a parlare del campus social housing. Il progetto questo pomeriggio sarà al centro della seduta urgente del Consiglio Comunale di Erice, convocata per le ore 18 nel centro sociale Peppino Impastato di San Giuliano. L'Assemblea della Vetta è chiamata a deliberare sulla richiesta di deroga all'indice di densità edilizia. Il provvedimento riguarda il programma integrato già finanziato dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e dello Stato per 4 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere le risorse finanziarie della ditta a suo tempo selezionate attraverso avviso pubblico per circa altri 12 milioni di euro. L'investimento complessivo per il campus ammonta insomma a circa 16 milioni di euro. Un importante progetto dunque che tende a riqualificare le aree poste dietro l'università con la realizzazione di servizi ed alloggi per giovani studenti a canone calmierato. Già il 5 luglio scorso l'amministrazione comunale, insieme all'impresa, aveva proficuamente incontrato i vertici dell'Università degli Studi di Palermo, ovvero il rettore Micari ed il professore Giacona, presidente del polo universitario di Trapani. Nel corso della riunione, su richiesta dell'Ateneo, l'impresa che dovrà realizzare i lavori aveva dato la sua ampia disponibilità ad inserire all'interno del progetto alcuni servizi ritenuti importanti a completamento dell'offerta didattica che in prospettiva potrebbero consentire il rilancio del polo didattico di Trapani con potenziamento dei corsi esistenti e con l'apertura di nuovi altri corsi. Viva soddisfazione hanno espresso il sindaco Daniela Toscano e l'assessore alle grandi opere Gianni Mauro per la condivisione del progetto con l'Università di Palermo, ritenendo che la sinergia tra gli enti non potrà che portare ulteriori occasioni di sviluppo e di occupazione per tutto l'hinterland trapanese, e per tali ragioni auspicano una completa adesione al progetto da parte dell'intero Consiglio Comunale, ben oltre gli steccati politici, ma pensando solamente allo sviluppo del territorio, oltre che alle ricadute occupazionali che tale intervento produrrà. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo la pubblicità con le altre notizie. La mobilitazione per Anna, la città ha partecipato alle ricerche della donna scomparsa da casa e ritrovata dopo 3 giorni. Il marito: ringrazio tutti i trapanesi che ci sono stati vicini. Preso un giovane pusher, si tratta di un mazzarese di 27 anni che aveva trasformato la sua abitazione nel market della marijuana. Vaccinazioni in parrocchia, iniziativa nel quartiere Sant'Alberto promossa dall'ASP, associazioni di volontariato e la chiesa del popoloso rione trapanese. Tra presepi e concerti continuano le manifestazioni organizzate a Trapani nel suo comprensorio in vista delle festività natalizie. Per lo sport, alla ricerca della continuità. Dopo la vittoria col Rende, il Trapani Calcio riprenderà oggi gli allenamenti in vista della sfida con la Paganese. Ultime settimane con i cassonetti per l'approfondimento delle 14:20 torneremo ad occuparci dell'avvio a Trapani del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. Restano gli sgravi per chi conferisce nell'isola ecologica del lungomare Dante Alighieri. Eccoci ancora insieme con le nostre notizie. Era in una nicchia nella cappella del giudice Ciaccio Montalto la donna che era scomparsa da casa, gettando nell'angoscia i familiari. Ora Anna Galia è ricoverata al Sant'Antonio Abate di Trapani. La città si è mobilitata per Anna Galia, di 66 anni, scomparsa da casa e ritrovata ieri dopo 3 giorni di intense ricerche. Sì, dice il marito Giacomo Leone, di 68 anni, la città ci è stata vicina. Voglio ringraziare tutti, autorità, forze dell'ordine, cittadini che con le loro segnalazioni, anche tramite social network, hanno contribuito al suo ritrovamento. Una scomparsa, quella della donna, che aveva gettato nell'angoscia i familiari che avevano temuto il peggio. Per fortuna, aggiunge Leone, la vicenda ha avuto un lieto epilogo, ma di paura ne abbiamo avuta davvero tanta. Anna Galia è stata ritrovata al cimitero di Trapani. Era in una nicchia,
spiega il marito, della cappella del giudice Ciaccio Montalto, un angolo angusto con una piccola porta in legno. Quando il vigile del fuoco l'ha aperta, lei era rannicchiata lì ed io, che ho partecipato alle ricerche dentro il camposanto, ho rischiato di impazzire. Credevo che fosse morta, ma il pompiere mi ha rassicurato. Sua moglie è viva, mi ha detto, e per me è stata la fine di un incubo. Un incubo che era iniziato 3 giorni prima, quando Anna Galia è uscita di casa senza fare più ritorno. I familiari l'hanno cercata dappertutto, poi la segnalazione di un giovane che l'aveva notata nei pressi del cimitero comunale. La struttura è stata chiusa e passata a setaccio dai vigili del fuoco intervenuti con il nucleo cinofili e dai carabinieri. Questa volta le ricerche hanno dato esito positivo. Adesso Anna Galia è ricoverata al San Antonio Abate. Non è più sola però, con lei ci sono i familiari. Un giramondo spagnolo di 77 anni ieri a Favignana ha voluto sfidare il tempo ma è finito spiaggiato con la sua imbarcazione di circa 20 metri sull'arenile di La Praia, spiaggia che si trova in pieno centro nella più grande delle Egadi, proprio davanti alla Tonnara Florio. Nel pomeriggio già le prime difficoltà per il natante, finito poi a terra in serata. I soccorsi all'anziano sono stati immediati, sul posto sono giunti la capitaneria di porto e gli uomini della Guardia di Finanza e Carabinieri di stanza sull'isola. L'uomo è stato tratto in salvo incolume, così come l'imbarcazione, fortunatamente non ha riportato gravi danni. Domani, tempo permettendo, dovrebbero avvenire le operazioni di rimorchio. Rapina in un'abitazione nel centro di Custonaci, rubati ben 40.000 euro in contanti. Immobilizzati e rapinati, protagonisti della vicenda una coppia di anziani coniugi e il loro figlio disabile, vittime di un furto messo a segno la scorsa notte in un'abitazione che esiste in via Firenze a Custonaci. Una notte di paura per i tre che solo alle prime luci dell'alba sono riusciti a liberarsi e dare l'allarme. Secondo una prima ricostruzione, 3 malviventi avrebbero fatto irruzione all'interno dell'appartamento, sorprendendo i coniugi e il figlio nel sonno. Dopo averli immobilizzati con del nastro da imballaggio e aver messo a soqquadro l'appartamento, i ladri avrebbero trovato il denaro, ben 40.000 euro in contanti, che gli anziani custodivano in casa. Dopo aver arraffato le banconote, i tre si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Solo alle prime luci dell'alba è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Continuiamo ancora con la cronaca. Con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un giovane mazzarese sequestrando 120 grammi di marijuana. Avrebbe trasformato la sua abitazione nel market della marijuana. Giovanni Bonomo, di 27 anni, residente a Mazara del Vallo, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla squadra Pegaso del locale commissariato diretto da Damiano Lupo. Da tempo la casa dell'indagato era tenuta d'occhio dagli investigatori insospettiti dal continuo viavai di giovani, molti dei quali già noti come assuntori di sostanze stupefacenti. Sospetti che sono diventati certezze quando i poliziotti hanno fermato un acquirente di Giovanni Bonomo che aveva appena comprato una dose di marijuana. Così gli agenti della Pegaso hanno fatto irruzione nell'immobile rinvenendo e sequestrando 120 grammi di erba già suddivisi in dose pronte per essere spacciate, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Ma i poliziotti hanno anche sequestrato 512 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti i proventi dell'attività di spaccio. Giovanni Bonomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ci fermiamo, io vi aspetto dopo la pubblicità. Vaccinazioni in parrocchia, iniziativa nel quartiere Sant'Alberto promossa dall'ASP, associazioni di volontariato e dalla Chiesa nel popoloso rione trapanese. Tra presepi e concerti continuano le manifestazioni organizzate a Trapani e nel suo comprensorio in vista delle festività natalizie. Per lo sport e la ricerca della continuità. Dopo la vittoria col Rende, il Trapani Calcio riprenderà oggi gli allenamenti in vista della sfida con la Paganese. Dalla sinergia tra l'ASP, la parrocchia e le associazioni di volontariato, un servizio ai bambini del quartiere Sant'Alberto di Trapani. Vaccinazioni e visite pediatriche gratuite a domicilio, grazie all'impegno dei volontari e alla fattiva disponibilità dell'ASP di Trapani, verrà allestito un ambulatorio in parrocchia. Oggi, 18 dicembre, con inizio alle ore 15, presso i locali della parrocchia Sant'Alberto di Trapani, grazie
alla collaborazione dell'Associazione Nuova Sorgente Onlus e del gruppo di volontariato vincenziano, il servizio epidemiologico e di medicina preventiva dell'ASP di Trapani, diretto dal dottor Gaspare Canzonieri, organizzerà una seduta di vaccinazioni per circa 20 utenti. Per l'occasione, in una stanza della parrocchia adibita ad ambulatorio, i bambini, oltre ad essere vaccinati, saranno anche visitati da un pediatra dell'ASP. Le vaccinazioni rappresentano il più importante intervento di medicina preventiva a condizione che si raggiungano elevati livelli di copertura vaccinale. Questa iniziativa vede coinvolto il mondo sanitario e quello sociale per venire incontro alle esigenze dei più deboli e rafforzare il senso di comunità. L'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, nell'ambito delle attività legate alla ricorrenza del Santo Natale, ha promosso una serie di iniziative che coinvolgono tutti gli alunni, dall'infanzia alla primaria alla scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie. All'interno della manifestazione Natale insieme a noi è stato realizzato il presepe vivente, già allestito presso la scuola dell'infanzia di Via Crispi nei giorni scorsi, per essere riproposto il 5 e 6 gennaio a partire dalle ore 16:30 fino alle ore 20. Le iniziative sono proseguite con i concerti di Natale, con il coro e l'orchestra della scuola. La dirigente dell'istituto, professoressa Barbara Mineo, ha sottolineato l'alto valore educativo di tali iniziative artistico-musicali verso le quali la scuola è particolarmente attiva e sensibile, e aggiunge che queste attività si inseriscono all'interno di una serie di eventi e manifestazioni che durante l'anno scolastico coinvolgeranno ancora attivamente i docenti, gli alunni e le loro famiglie con la comunità locale, al fine di sviluppare e potenziare il senso di appartenenza, di condivisione e di inclusione sociale. E rimaniamo a Paceco per parlare del concerto di Natale organizzato dal presidente del Kiwanis Club Elimo di Paceco, il dottor Francesco Sciacca. I ringraziamenti del Kiwanis Club vanno al Sicily Ensemble, che sotto la magistrale direzione del maestro Franco Foderà si è cimentato nei più famosi brani di Astor Piazzolla, sia al presentatore Giacomo Rodriguez, che con grande capacità ha trattato e condotto alla serata, e con al CDA, che è al direttore al Conservatorio Scontino di Trapani, il maestro Walter Roccaro, i quali hanno sposato e sostenuto la finalità dell'evento. Un presepe vivente allestito nel santuario della Madonna della Cava a Marsala, aperto da sabato 15 dicembre nelle ore serali e visitabile ancora oggi, è stato allestito dalla direzione didattica del sesto circolo Sirtori di Marsala. Ce ne parla la dirigente scolastica Katia Tumbarello. Un presepe vivente allestito nel santuario della Madonna della Cava a Marsala, aperto da sabato 15 dicembre nelle ore serali e visitabile ancora oggi per tutta la mattinata. È stato allestito dalla direzione didattica del sesto circolo Sirtori di Marsala e ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Ce ne parla la dirigente scolastica Katia Tumbarello. È stato organizzato anche su volontà dei bambini, anzi prima di tutto loro hanno voluto ripetere questa esperienza per coniugare il sapere al sapere pratico, perché abbiamo messo in scena gli antichi mestieri e ci sono tre classi a rotazione che riorganizzano tutto il vissuto del periodo dell'Avvento su due piani. Piano terra, diciamo così, della chiesa vi sono gli antichi mestieri, sotto abbiamo proprio la Natività. Il merito è assolutamente tutto delle maestre qui presenti, capitanate dalla maestra Francesca Malato, dalla maestra Pavia e poi dalle altre insegnanti sempre dello stesso modulo, Marina Laudicina, Lidia Messina e Anna Ombrella. Assolutamente, ovviamente abbiamo avuto il supporto molto molto importante delle famiglie che ci hanno sempre sostenuto e hanno collaborato. È un'iniziativa pregevole che ha avuto anche la partecipazione di scuole esterne, dell'amministrazione comunale e sicuramente di Don Giacomo Putaggio, che qui ci ha rappresentato e ci ha accolto. E anche quest'anno è tornata la posta di Babbo Natale, un appuntamento molto atteso dai più piccoli, che potranno così esprimere desideri, speranze e richiedere doni in vista della festività più attesa. Per la raccolta delle letterine, Poste Italiane ha dedicato ai più piccoli della scuola Giovanni Verga una speciale cassetta allestita presso l'ufficio postale di Trapani Centro, diretto da Antonella Badalucco, riconoscibile grazie alla decorazione con l'immagine di Babbo Natale.
Tutte le letterine impostate verranno raccolte dai postini di Babbo Natale che le indirizzeranno al Polo Nord, dove l'amato vecchietto Giramondo provvederà ad inviare a tutti una risposta personalizzata. Nella sala in stile Liberty dell'ufficio postale di Trapani Centro, il direttore della filiale Fabio Baiona ha accolto le autorità intervenute. Sua Eccellenza il Vescovo Pietro Fragnelli ha citato Papa Francesco ricordando l'importanza di tenere uniti i poli della vita, ovvero i bambini con i nonni. Il prefetto Darco Pellos e il sindaco Giacomo Tranchida. C'è un'altra novità per tutti i bambini che scriveranno a Babbo Natale. Saranno i protagonisti di una vera e propria missione. La migliore amica di Santa Claus, la renna Matilda, sta cercando di salvare gli animali in via d'estinzione. Tutti i bambini potranno aiutarla giocando con l'app dedicata, scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e Apple Store. Turi Calvino omaggia la sua città con una raccolta di foto con 180 scatti con luoghi e volti trapanesi. Innanzitutto è un atto d'amore verso la mia città, tutti amiamo la propria città, quindi io negli anni 60 cominciai a fotografare Trapani nelle giornate in cui ero libero di domenica e quindi mi è rimasto questo grande archivio che ho voluto mettere su pagine di questo libro. E parlo di fotografie che ho fatto negli anni, chiaramente. Non c'è da leggere molto, ci sono solo le didascalie, ci sono monumenti, ci sono eventi tipo l'America's Cup, quando è venuto il Papa Giovanni Paolo, l'evento nazionale che sono i misteri, poi personaggi, insomma è un libro ricco, direi. Fra questi scatti ce n'è qualcuno che ti sta particolarmente a cuore? Sì, sono quello dei miei colleghi pittori. Mi piace molto questa pagina che l'ho raffigurata tutta colorata, diversa dalle solite che sono a fondo blu. Quello è, e poi dei personaggi che ci sono pure, che ho colto un po' qua e là. Il libro è in distribuzione dove? Ma nelle edicole, per ora nell'edicola di via Vito Sorba e poi sarà da Avila e da tanti altri. Incanto di Natale, il titolo del concerto che si terrà oggi alle 18 nella chiesa di San Nicola, a cura degli alunni del corso G ad indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano. Gli studenti, assieme ai compagni coristi e guidati dai docenti di strumento, eseguiranno brani d'eccezione della canzone natalizia in stile pop. Invece questo pomeriggio però alle 18.30 nella chiesa di Sant'Agostino a Trapani si terrà il concerto di Natale dell'Istituto Comprensivo Bazzini di Erice, a cura degli alunni del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Castronovo, che assieme al piccolo coro e 30 piedini nel cuore faranno emergere il pubblico presente nell'atmosfera natalizia con musiche e canti ispirati alla nostra tradizione e non solo. Adesso invece spazio alle previsioni del tempo. Che non ci sono, intanto invece vi do gli appuntamenti di questa sera a titolo sportivo. Infatti alle 20.30 a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di pallacanestro Biella, pallacanestro Trapani. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con lo sport. Eccoci con lo sport. Il Trapani, forte della vittoria col Rand, comincerà gli allenamenti in vista della sfida con la Paganese oggi pomeriggio alle 14.30. Ma torniamo alla partita di domenica e ascoltiamo le parole del capitano Luca Pagliarulo. Sapevamo che il Rand era una delle squadre con l'organizzazione di gioco migliore di quelle che sono nei piani alti. E oggi hanno rispettato le aspettative, però c'è da dire che abbiamo, specialmente il primo tempo, abbiamo cercato di fare anche noi gioco, siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio e abbiamo concesso una sola palla a gol, un colpo di testa nel primo tempo. Poi loro tanto possesso palla e tanto fraseggio, però non ho visto Dini impegnato in nessun intervento. E ancora mancano due partite per il giro di boa, abbiamo fatto 31 punti, ci hanno tolto un punto, quindi il bottino è importante. Sappiamo che abbiamo raccolto qualche punto in meno di quello che meritavamo, che abbiamo
che abbiamo offerto sui campi. E sarà un girone di ritorno, ci mancano ancora due partite, saranno difficilissime. E poi sarà un girone di ritorno lungo e importante. E a livello personale sto bene per il recupero dell'infortunio, quindi fa bene stare in campo e con i compagni. È bello vivere lo spogliatoio, è bello il campo, quindi per me è sempre importante. A oggi sei punti, sì, no, però ripeto, io vedo sempre da dove veniamo, quindi è quello che possiamo fare. Sicuramente un ambiente come Trapani merita tanto, noi ci stiamo impegnando tutti i giorni, perché tutti i giorni mettiamo passione, il mister in primis, lo staff, tutti. Stiamo raccogliendo alcuni frutti, possiamo migliorare tantissimo, è quello forse il pensiero che facciamo a Babbo Natale, io, che possiamo migliorare in futuro. Per il posticipo della 17ª giornata di campionato, Matera-Catanzaro è terminata 1-1. Ma torniamo alle questioni societarie che riguardano il Trapani. Vediamo a che punto è la trattativa tra il Trapani Calcio e Giorgio Erler, dalle parole di Fabio Tartamella. Giorgio Erler ha fatto una controfferta a quella che era stata richiesta di Morace. Qualcuno si potrà chiedere come mai adesso c'è una richiesta economica, perché fino alla cessione, poi fortunatamente mai perfezionata da Agnello, il prezzo della società, che ricordiamo è il 50% della Liberty Lines e il 50% di Vittorio Morace, era pressoché simbolico, perché era di 30.000 euro. Poi tutto quello che è successo durante l'estate, compresi gli sforzi economici per iscrivere la squadra e approntare tutto il denaro necessario per i pagamenti dei primi stipendi e tutto quello che concerne la gestione, ha spinto comunque la proprietà a fare una richiesta economica. Una richiesta economica che è stata in qualche maniera, di cui ha preso atto Giorgio Erler, e ha fatto una controproposta. Questa mattina è arrivata una controproposta e l'ultimissimo schizzo che possiamo dare su questa vicenda che va avanti è che il Trapani ha chiesto a Erler di chiudere entro venerdì. Quindi c'è questa sorta di deadline, anche se poi ovviamente sappiamo che i termini sono spesso apposti poi per essere superati, però nella sostanza dovremmo essere veramente in dirittura d'arrivo. Domanda che qualcuno a casa spontaneamente probabilmente ci porrebbe se fosse qui: esiste il rischio che questa cosa salti? Il rischio, finché non c'è la firma, esiste sempre. Chiaro. Noi fino a venerdì credo abbiamo postato su Facebook e scritto sulla nostra pagina su 3, lo dico con un pizzico d'orgoglio prima di tutti gli altri, quelle che sono state le parole di Erler, no? E lui ha detto: finché io non metto la firma, io non parlo. Però lui, che è un grande tifoso della Roma e conosce anche gli umori del calcio, ha anche detto una cosa che a me è piaciuta tanto. Io ci ho parlato personalmente, mi ha detto: io, siccome so che passione si porta il calcio dietro, finché io non firmo non prendo in giro nessuno. Per cui mi è piaciuto molto il suo atteggiamento. Ripeto, dovremmo essere alla fine di questa vicenda che tutti, lo ribadiamo, speriamo che si concluda positivamente, perché il sentore ormai è chiaro nell'aria. La famiglia Morace, in ogni modo, con tutte le vicende giudiziarie anche legate a Liberty Lines, non porterebbe avanti un altro anno, per cui è importante che il Trapani cambi proprietà per la sua stessa sopravvivenza, e questo è fondamentale. Ultime settimane con i cassonetti, continua nel territorio del comune di Trapani la distribuzione dei bidoni e dei kit per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta.
Il nuovo servizio, gestito dall'Energetica Ambiente, partirà a step, inizialmente dalle frazioni sud e dalla zona di Torre di Ligni del centro storico di Trapani, oltre che nelle attività commerciali, per poi passare al resto del centro urbano e arrivare nei quartieri. L'avvio della raccolta differenziata è in programma per il 7 gennaio per andare a regime in tutto il territorio comunale per metà febbraio. Insomma, in poco più di un mese i trapanesi dovranno attenersi alle nuove modalità di raccolta. E naturalmente andranno via i cassonetti dell'immondizia che gradualmente saranno rimossi dal centro urbano, così come nelle frazioni. Il punto zero è il giorno 7 di gennaio, da lì cominceremo a fare, diciamo a step fra virgolette, perché ci sarà il centro storico, sarà attenzionato dalla diciamo, raccolta differenziata porta a porta e le frazioni sicuramente anche queste avranno la differenziata spinta. La scelta di queste zone è dovuta anche al fatto che noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere una percentuale di differenziata molto elevata nel breve tempo, quindi nelle frazioni e nel centro storico è molto più semplice diciamo, raggiungere questo tipo di, diciamo, di obiettivo. Il ritiro dell'immondizia differenziata negli appositi bidoni avverrà porta a porta e nelle giornate negli orari prestabiliti. Resterà comunque pienamente operativo all'isola ecologica del lungomare Dante Alighieri, dove i cittadini trapanesi potranno continuare a portare carta, vetro, plastica e cartone, beneficiando così degli sgravi fiscali sulla tassa dei rifiuti, incentivi confermati dall'amministrazione comunale per il prossimo anno. Naturalmente nel centro di raccolta si possono portare anche rifiuti ingombranti come vecchi elettrodomestici e materiale vario. Dunque chi farà la differenziata raggiungendo il peso previsto in base al nucleo familiare potrà usufruire di uno sconto fino al 40% sulla TARSU. Naturalmente una volta rimossi i cassonetti saranno potenziati i controlli per evitare l'abbandono dei rifiuti per le strade, anche perché, come si evince dalle sanzioni fatte dai vigili urbani e dalle guardie ambientali, emerge come spesso i cittadini multati provengano da altri comuni. Dall'analisi di quelle che sono le sanzioni che abbiamo visto fatte dalle guardie ambientali ma anche dal corpo dei vigili urbani si è verificato che molto spesso in una percentuale molto elevata non sono i cittadini trapanesi che conferiscono in orari sbagliati ma sono quelli delle zone limitrofe, parlo di Erice, parlo di Paceco, parlo di Valderice. Questa è un'abitudine che sicuramente dovrà cesserà con il fatto di levare i cassonetti, però levare i cassonetti significa anche rischiare di trovare di nuovo con delle mini discariche, perché alla fine le abitudini degli altri diciamo degli altri cittadini dei comuni limitrofi difficilmente lo perderanno, per cui butteranno questi rifiuti nelle zone dove sono stati abituati a mettere dentro i cassonetti. Ma per questo noi abbiamo la collaborazione sia dei vigili urbani ma anche delle guardie rappresentate dall'ispettore Catania, e di conseguenza faremo in modo che questo vizio, mi permetto di dire perché è un vizio vero e proprio, cesserà nel breve tempo. Seconda edizione del nostro TG riparte il progetto Campus Social Housing alle spalle del Polo Universitario di Trapani. Un attimo soltanto di pazienza. Si torna a parlare del Campus Social Housing. Il progetto questo pomeriggio sarà al centro della seduta urgente del Consiglio Comunale di Erice, convocata per le ore 18 nel centro sociale Peppino Impastato di San Giuliano. L'Assemblea della Vetta è chiamata a deliberare sulla richiesta di deroga all'indice di densità edilizia. Il provvedimento riguarda il programma integrato già finanziato dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e dello Stato per 4 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere le risorse finanziarie della ditta a suo tempo selezionate attraverso avviso pubblico per circa altri 12 milioni di euro. L'investimento complessivo per il campus ammonta insomma a circa 16 milioni di euro. Un importante progetto dunque che tende a riqualificare le aree poste dietro l'università con la realizzazione di servizi ed alloggi per giovani studenti a canone calmierato. Già il 5 luglio scorso l'amministrazione comunale insieme all'impresa aveva proficuamente incontrato i vertici dell'Università degli Studi di Palermo, ovvero il rettore Micari ed il professore Giacona, presidente del Polo Universitario di Trapani.
Nel corso della riunione, su richiesta dell'Ateneo, l'impresa che dovrà realizzare i lavori aveva dato la sua ampia disponibilità ad inserire all'interno del progetto alcuni servizi ritenuti importanti a completamento dell'offerta didattica che in prospettiva potrebbero consentire il rilancio del polo didattico di Trapani con potenziamento dei corsi esistenti e con l'apertura di nuovi altri corsi. Viva soddisfazione hanno espresso il sindaco Daniela Toscano e l'assessore alle grandi opere Gianni Mauro per la condivisione del progetto con l'Università di Palermo, ritenendo che la sinergia tra gli enti non potrà che portare ulteriori occasioni di sviluppo e di occupazione per tutto l'Interland trapanese e per tali ragioni auspicano una completa adesione al progetto da parte dell'intero Consiglio Comunale, ben oltre gli steccati politici, ma pensando solamente allo sviluppo del territorio, oltre che alle ricadute occupazionali che l'intervento produrrà. Era in una nicchia della cappella del giudice Ciaccio Montalto la donna che era scomparsa da casa gettando nell'angoscia i suoi familiari. Ora Anna Galia è ricoverata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Ci sono dei piccoli problemi in regia, se dovete avere un attimo di pazienza. La città si è mobilitata per Anna Galia di 66 anni, scomparsa da casa e ritrovata ieri dopo 3 giorni di intense ricerche. Sì, dice il marito Giacomo Leone di 68 anni, la città ci è stata vicina. Voglio ringraziare tutti, autorità, forze dell'ordine, cittadini che con le loro segnalazioni, anche tramite social network, hanno contribuito al suo ritrovamento. Una scomparsa, quella della donna, che aveva gettato nell'angoscia i familiari che avevano temuto il peggio. Per fortuna, aggiunge Leone, la vicenda ha avuto un lieto epilogo, ma di paura ne abbiamo avuta davvero tanta. Anna Galia è stata ritrovata al cimitero di Trapani. Era in una nicchia, spiega il marito, della cappella del giudice Ciaccio Montalto, un angolo angusto con una piccola porta in legno. Quando il vigile del fuoco l'ha aperta, lei era rannicchiata lì ed io, che ho partecipato alle ricerche dentro il camposanto, ho rischiato di impazzire. Credevo che fosse morta, ma il pompiere mi ha rassicurato. Sua moglie è viva, mi ha detto, e per me è stata la fine di un incubo. Un incubo che era iniziato 3 giorni prima, quando Anna Galia è uscita di casa senza fare più ritorno. I familiari l'hanno cercata dappertutto, poi la segnalazione di un giovane che l'aveva notata nei pressi del cimitero comunale. La struttura è stata chiusa e passata a setaccio dai vigili del fuoco intervenuti con il nucleo cinofili e dai carabinieri. Questa volta le ricerche hanno dato esito positivo. Adesso Anna Galia è ricoverata al Sant'Antonio Abate. Non è più sola però, con lei ci sono i familiari. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un giovane mazzarese trovato in possesso di 120 grammi di marijuana. Avrebbe trasformato la sua abitazione nel market della marijuana. Giovanni Bonomo, di 27 anni, residente a Mazara del Vallo, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla squadra Pegaso del locale commissariato, diretto da Damiano Lupo. Da tempo la casa dell'indagato era tenuta d'occhio dagli investigatori, insospettiti dal continuo viavai di giovani, molti dei quali già noti come assuntori di sostanze stupefacenti. Sospetti che sono diventati certezze quando i poliziotti hanno fermato un acquirente di Giovanni Bonomo, che aveva appena comprato una dose di marijuana. Così gli agenti della Pegaso hanno fatto irruzione nell'immobile, rinvenendo e sequestrando 120 grammi di erba già suddivisi in dose pronte per essere spacciate, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Ma i poliziotti hanno anche sequestrato 512 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti i proventi dell'attività di spaccio. Giovanni Bonomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.